Il giornale 20 centesimi contro il comune di Lecce. Da qualche minuto mi sono accorto di una nota che ha recato in me una delusione non indifferente nei confronti del primo cittadino di Lecce, Paolo Perrone, il quale ritenevo una persona, dato che è giovane, Perrone, una persona molto attenta e sensibile agli spazi culturali, musicali, giornalistici, eccetera. La cosa che, come si suol dire, mi fa perdere molti punti nei confronti della persona di Perrone è questa: la rassegna stampa del comune non vuole più accettare la parola del giornale 20 centesimi, il quale si è occupato senza paraocchi di alcun tipo di spinose questioni di politica, criticando sia la maggioranza che l'opposizione. La decisione di Perrone delude, che è un uomo che gioca tutta una sua campagna elettorale con l'uso di mezzi moderni come internet o crea un'attenzione mediatica di tipo giovanile anche con minime dichiarazioni, lui dichiarò di essere un fan dei Police, insomma. Io volevo fare questo appello di accettare il contraddittorio e il pluralismo, specie in una città pugliese che oltre che essere capoluogo è anche città universitaria e quindi molto fruita dai giovani. Quindi, signor Perrone, io le faccio cordialmente questo invito. Non si lascia andare alla sindrome di Bernardo Gui del nome della rosa, signor Perrone, perché noi siamo nel XXI secolo, lei è una persona giovane. Non si lascia andare a questo vecchiume che oltre che a essere antipluralista, anticulturale e antidemocratico, è anche una cosa vecchia. Io spero che lei accolga il mio appello in piena solidarietà con i ragazzi di 20 centesimi. Prego il primo cittadino Perrone di ascoltare e farne tesoro di questo videomessaggio. Mi risparmierebbe anche un sacco di strada per fare il sit-in. Sindaco, non mi faccia venire fino a Palazzo Carafa. Stanno tante macchine che occupano gli scivoli. Non mi faccia venire lì, Perrone. Io sono pigro. Io preferirei anzi stare a casa a guardare i bellissimi programmi che fa Telerama. Come potrei perdere tutti quei bei reportage sulla sagra dello porco e dell'urano, Perrone? Con affetto, cordialità e fiducia, Francesco Pasanisi.